Si dicono pronti a dimettersi gli 80 direttori delle scuole di specializzazione di area sanitaria del sistema universitario campano. Il motivo è da ricercarsi nella bozza di disegno di legge delega ex articolo 22 del patto della salute che è in fase di elaborazione e approvazione nella conferenza Stato-Regioni. E anche gli specializzandi sono sul piede di guerra per un disegno di legge che ritengono minimizzare il loro lavoro. A preoccupare è soprattutto la proposta di istituire un doppio canale nella formazione medica specialistica. Lo confermano le parole del consigliere del governatore campano Caldoro alla sanità, Raffaele Calabro, ascoltiamo. La protesta è una protesta di ordine nazionale, la Campania, Federico II, la Sun, Salerno stanno rappresentando la punta di diamante un po' di questa protesta, che è una protesta a difesa dei cittadini e della capacità di assistenza dei cittadini. Chiediamo che questo articolo venga modificato creando una rete di formazione tra i policlinici, quindi il mondo universitario e il mondo ospedaliero, in maniera tale che vengano rappresentate tutte le grandi eccellenze che esistono in questo sistema sanitario e siano questi gli strumenti, le palestre di formazione dei nostri ragazzi. È per questo che i direttori delle scuole di specializzazione delle tre università campane nel settore sanitario, SUN, Federico II e Università di Salerno, si sono riuniti in queste ore. La protesta nasce dalla valutazione che la riforma all'esame rappresenti una diminuzione della professione medica ed in particolare di quella del medico al lavoro nel servizio sanitario. Secondo i direttori delle scuole, infatti, il provvedimento va a configurare un nuovo ruolo, subalterno e non dirigenziale, contrattualizzato nell'ambito del comparto sanitario, con evidenti implicazioni sul piano economico e normativo. Maria Triassi, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva della Federico II. Più che minimizza, innanzitutto dequalifica l'intera professione medica, ma poi c'è un altro aspetto molto grave che è contro l'articolo 32 della Costituzione, ovvero fa una differenza di formazione tra due percorsi diversi e questo crea un'iniquità nella formazione, nell'accesso alla pubblica amministrazione e anche verso i pazienti che avranno un medico dequalificato nel pronto soccorso a random.